Non so perché, ma ho questo bruttissimissimo presentimento del tipo che qualcuno muore in questo capitolo. Spero di no, spero che vadano in pensione tutti. Però è divertente. Minchia. Qua devo saltare. Yaba! È troppo divertente. Perché li sterminassi? Va dove ti porta il denaro. Che cinismo. E non hai sentito il resto? Vado a pisciare mentre tu istruisci la recluta. Poi cos'è successo? Ha sedato la rivolta? Grazie a noi l'ha contenuta. Ma una volta finiti i soldi, sapevamo che non ti vedresti. Minchia. E il generale? Non è durato una notte. Cinici bastardi. Come dice Vai a Nadine, gli sinistra, affari io a sono destra. fatti. A me basta menare le mani. Ci vorrebbe un colpo di stato. Non dirmelo. Ci sta lui. Ha detto va a sinistra. Vabbè. Grazie delle emozioni. Senza farci sgamare? Cazzo sarà complicato. Ok. Ti posso segnare. Sono due. Ma quello è un terzo? Ma come se è un terzo? Ce n'è un altro anche lì, io ho premuto a caso. Ok. Cerchiamo di fare qualcosa di shield. Ma posso anche andare avanti senza ucciderli, magari. Porcaccia loca, c'è uno qui. Beh, cioè, mi servirebbe magari un pistola silenziata. Cristo, sono 3, 4, 5. Come cazzo fai a non farti sgamare qua? Ok, questo forse lo sgamo. Dai, un bel dai ci sta. Qua forse mi posso arrampicare nel ponte e lo tiro giù. Il problema è che potrebbe fare casino. Ma lo posso tentare. Forse non riesco a salire. Fanculo tua zia. Merda, ho appena Cazzo. scoperto Merda. Peccato. Non è durato tanto, eh. Minchia! Mi avrà visto? Krishna. Ma ho visto. Ho questo! Cazzo, un colpo! Dammi fuoco di copertura, bastardello. Merda, mancato. Ma stai fermo. Cristo, no! Levati! Porca merda! Ma ti ha anche spaccato un po' gli zebedei, eh. Cristo, il problema, sapete qual è? Che la mina salta se ti beccano. Giustamente. Ok, beccato, fanculo. Giusto, la dinamite, me ne dimentico. Toh, un confetto. Non arriva qua. Cazzo. Dammi questa. Mica coglione, si è fatto saltare in aria da solo. Andiamo. Stronzo. Dai.
Fantastico, nel momento migliore sempre. Qualcuno ci avrà sentito di sicuro. Forza, diamoci una mossa. Aspettate, raga. Allora, ok. Perfetto. È figo che ci sono anche le armi, quelle lì dorate che fanno... con un colpo lo uccidi il nemico, figo. C'erano anche negli altri Assassin's Creed. Sì, Assassin's Creed. Ma che cazzo dico? Negli altri Uncharted. Negli altri Assassin's Creed. Christ. questa è la vecchiaia, ragazzi. Forse è meglio se non faccio più video. Comunque, ragazzi, ve lo consiglio. Compratevelo, cioè. Se avete giocato gli altri Uncharted, compratevelo. Non dovete avere dubbi su questo. Oh Gesù, aspetta, tanto dobbiamo andare lì. Me lo slancio. Sesso. Dietro quelle mura. Ah, ci arriveremo. Ma dobbiamo stare da qui. Che tanto da qua non ce la facciamo a saltare. E sinceramente non voglio spezzarmi le gambine. Non possiamo saltare questo burrone. No. Cerchiamo un'altra strada. Dove scende? Ho rischiato di saltare in aria e quel coglione ha pure fatto la rama. Perfetto. Dovevo stenderlo. Quel tizio guida l'intera squadra. Hai idea di cosa ti potrebbe fare Nadine? Eseguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come pensi reagirebbe? Mi farebbe a pezzi. Esatto. Prendi fiato e fai due passi per calmarti. Sono tre. Quel maledetto arrogante ora vuole insegnarmi il mestiere. Esatto. Sono... sì, sono tre. Non credo ne sbucchino altro, però... minchia, il fatto è che questo si sta facendo molti amici. Ci vede. Beh, finché paga, a me sta bene così. Pensi che vedremo Drake? Nadine ne è convinta. Non vedo l'ora di incontrare lui e i suoi amici. È quello che speriamo tutti. Dai, di spalle, bravo, così mi piace. Andato. Ok. Che muova lui e fanculo. Fuori dal cazzo. No, 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 no. Oh! Forza. Per poco. Proseguiamo. Sì, proseguiamo. Dove? Ma di qui possiamo salire per caso? O scivoliamo? No, scivoliamo di brutto. Ok. Bruciano le chiappe? Cioè, qui cadi nel nulla, quindi per forza mi dovrà pigliare qualcosa. Aspetta un secondo. Forse ho capito. Ma forse. Ok. Sam, di qua. Certe intuizioni sono geniali proprio. Sono state attenti, però ve le perdete, eh? Nel senso, dove andare? Anche se l'ho capito il 90% delle volte. C'è un buon 10% in cui non capite dove cazzo andare. Aspetta un secondo. Ma no, 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 aspetta un attimo. Io sono salito qui. Devo andare lì. Ok. Yes. Perfetto. Sono praticamente arrivato. Prendi fiato. C'è un'altra discesa più avanti. Questa sembra un po' più pericolosa. Ma merda, non ho scelta. Oh, 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 oh. Cazzo. Ok. Farò anch'io. Dici?
Hai mai provato il bungee jumping? No, ma questo è sicuramente meglio. Dunque, è così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, ho capito. Pugnalate, avvelenamenti. No, non possiamo salire di qui. Salto di qui. Minchia, che macello per salire. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Non proprio. Dobbiamo arrampicarci ancora per superare la gola. Spero siano finite le discese. Ho le mutande piene di ghiaccio. Mi sa che se Elena scopre, siamo qui per un'altra avventura. Ma posso saltare da qui? Cioè, sicuramente la strada giusta. L'ingresso del dormitorio. Come fai a raggiungerlo? Ah, da qui. Tutto chiaro. Atterraggio perfetto. Dove sei? No, seriamente, dove sei? È caduto nel precipizio. Ok, proviamo. Ah. Ehi, dammi una mano. Questa cosa comincia a piacermi. Dai. Coraggio. Ok, la tengo, vai. Andiamo! Eccoci arrivati. Oh, sì. Figo. Accidenti. Guarda che posto. Benvenuto al dormitorio di Sandisma. Vediamo. Sepolcro di Henry Avery. Oh. Cerchiamo la tomba. Cerchiamola. Guarda qui, ci sono un paio di sciabole, come la pergamena della croce. Maledate, no. Beh, una in meno e altre 1000 da controllare. Cristo. Aspetta un secondo, esamino l'oggetto. Ok. 9-9, finisce con 9-9. Ok. Sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche Ci sto. Con le sciabole, giusto? L'esperienza mi insegna che la tomba è il più lontano possibile. Però, meglio guardarle. La data è corretta, ma le spade sono rovesciate. Ok, siamo... Quella sbagliata. Siamo andati quasi vicini. Questa? No, data sbagliata e spade diverse dalla pergamena. Va bene, signorino. Spingiamoci più in qua. Trovata! Le spade corrispondono. E anche l'anno. Trovato. Sam, vieni. L'hai trovato? Guarda. Benjamin Bridgman. Lo pseudonimo di Avery. Eppure il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Vero, il teschio dovrebbe essere...
di profilo. Madò, che figata. Mio Dio. Allora, te la senti? È da parecchio che sono pronto. Madonna. Guarda, vediamo che abbiamo qui. Cioè, ragazzi, io mi sto bagnando il culo. No, le adoro queste cose, davvero. È una cripta. Una cripta nascosta dietro una porta segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. Allora... è stato scritto da uno dei monaci. Documentatore. Ok, leggetevelo per i cazzi vostri, ovviamente. Qui c'è altro? No. Vi basta bloccare il video, comunque, per leggerlo. Figo. Minimo scoprono che il tesoro è da un'altra parte, è stato spostato. Spero non ci siano i ragnoni che mi seguivano nell'altro capitolo di Uncharted. Ah, un tesoro. Credo, sì, un tesoro. Oh, oh. La banda al completo. Gesù, Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Ok. Vediamo l'appunto. Asle. Avery aveva un debole per Sandisma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britannici. All'epoca era una condotta da gentiluomini. Che gentiluomo. Ci sono delle leve per aprire la porta, sicuramente. Questa è una porta. Lo sembrerebbe. Non capisco come si apre, però. Cosa sono questi simboli a stella? Ah, una specie di lanterna. Ehi, ciminiera! Qui serve il tuo accendino. Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Grazie, padre Duffy. Beh, niente male. La luce arriva dall'altra parte della parete. Siamo? Bene, diamo un'occhiata. Posso orientare le luci? Ehi, guarda un po'. Figo. Ok. Questo lo lasciamo così. Ci siamo. Ora questo. No, è troppo così. Wow. Collega i punti. Belli. Mi piace lo Stinig. Sembra a posto. È grande, ce l'hai fatta. Al primo colpo. Mica era complicato. No? Sembra proprio una costellazione. Già, Libra, la bilancia della giustizia. Una scelta curiosa per una banda di pirati. Ok, vediamo che succede. Apriti, Cesare. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. Strano. No, ma... le vedi quelle croci? Sì. Ehi, ma è una caverna lì sotto. Sì, penso che Avery ci stia indicando la strada.
Minchia, fighissimo. C'è solo un problema. Andando di qua, torniamo verso la cattedrale. E torniamo da Rafe. Merda. Non facciamolo aspettare. È strano che non sia ancora sceso qui. Quindi mo dobbiamo andare in una caverna. Cristo! Merda! Hanno aperto l'ingresso di sopra. Bene, perché è proprio lì che dobbiamo andare. Forza, ti faccio strada. Notizia della squadra di punizione. Vieni. Pensi che abbiamo ospiti? Magari. Tempesta interferisce con le radio. Fuori uso. Se non ci contattano a breve, andrò a controllare. No, non la lancio. Volevo lanciare la dinamita, ma no. Gesù Cristo, mi stavo per buttare nel vuoto. Volevo passare solo di qui. Magari posso evitarli. Perché ho notato che sono abbastanza forti negli scontri. Gesù Maria. Sono abbastanza forti negli scontri. Hanno una buona mira. Sono dei validissimi avversari. Ma quello là, quello lo stronzo, che sta facendo? Allora. Ma se vado più su? Tipo una scimmia. Prima o poi devo scendere. Però posso sì, posso fare un'altra cosa. Scendi qui. Porco mondo, schifoso. Minchia. Krishna. Ah, facciamo così, tanto lo stronzo arriva verso qui e ce lo butto di sotto. Appena sto stronzo si gira, dai, bravo. Ciao bello. Ci si è appiccicato. Fighissimo, ma siamo fuori. Cioè, ditemi che questo gioco non ha tocchi di classe. Cioè, avete mai visto uno stronzo che buttate giù, appiccicarvi il vostro piede per non cadere? Cioè, stupendo. Con il rischio di trascinarvi anche a voi di sotto. È incredibile che sia vivo. Sembra che lei lo abbia lanciato da una finestra del quarto piano. Ed è sopravvissuto. Tizio dei santi in paradiso. Più di un santo. Non dalla shoreline. Non da noi. Dico solo che non dovremmo sottovalutare questa gente. Aspetta. C'è un uomo a terra qui! Ops. Guardatevi le spalle. Forza, meglio dividerci. Dividetevi, bravi, bravi! Fate il mio gioco! Va questo qua. Dai, vieni qui, testa di merda. Aspetto solo te. No dai, ascoltate, li superiamo. Ecco, eccolo, ce n'è uno qua. Non riesco a salire. Gesù. Ma è pieno! Ti troverò. Baciami la palla. Piccati. Andato. Eccolo uno qua. Krishna. Tiek. Ciao. Esci. Non me lo sono sognato. No, dai. Un altro morto. Sì. Dai, dai. Oh, Gesù. Perfetto. Lo scontro a fuoco non c'è stato. Che si fa? Dai, andiamocene prima che ricompaiano. Aspetta, in questo. Oh, alla grande! Speravo di trovare il tesoro là dentro, ma sarebbe stato facile. Troppo, vero? È sempre così. E poi c'era quella cosa delle costellazioni. Sì, magnifica. Ok. E lui che fa?
Vuole un invito, forse. Oh, Gesù. Dai, cioè, è stupendo, mamma mia. Sotto la croce in alto. È lì che Avery ci vuole portare. Beh, se è da riordine, noi obbediamo. Ragazzo, com'è la situazione? Ehi, Sally. Stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi. Accidenti. Cosa vuoi che faccia? Beh, tieni in caldo i motori. Presto saremo di ritorno. D'accordo. Aggiornami. Contaci. Figo, figo. Cioè, guardate. Porca vacca. Li sento. Bello, perché non li sentiti? Inizio a sentirmi a misura. Proprio tu dovresti essere il primo ad apprezzare questa calma. Nessuno vuole un altro caso Fort Mosby. Evita di parlarne, visto che non c'è. La gente denuncia massacri inesistenti solo per fare scalpore. Non vogliamo quel tipo di pubblicità. E questo cos'è? Oh! Molto piratesco. La prendo. Perché è potentissima, però me ne pentirò. Ok, di qui tanto non si può andare oltre. Molto piratesco. Oh cazzo. Ma la luce non sarà il caso di spegnerla? No, così giusto per... Tira. Ok, allora... Esattamente... Krishna. Che bravo ragazzo. Peccato che non fa tirarli. Oh, col rampino. Non so, magari li appendevi al collo e li tiravi giù. Ma va questo. Questo è l'eroe. Bravo. Krishna. Manco l'ho visto, però vabbè. Ma qua fa saltare. Non ci arrivo. Servirebbe l'aiuto di... Penso che non ci lasceranno mai in pace. E avvicinandoci alla cattedrale ne incontreremo sempre di più. Dai. Ecco. Andiamo, forza. Ti aiuto. Ok. Tirami su. Non riesco a prenderti. Come no? Ma come? Sì, aspetta. D'accordo. Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Ehi, ho trovato qualcosa. Ecco, fatto. Oh, quanto pesa. Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarti. A salire. Raggiungerà persino il tuo peso. Ah, grazie. Dici che l'hanno costruita ai monaci? È impossibile. Sembra un sistema di carrucole. Sollevare tesori a volontà. Per sollevare qualcosa. Come ho fatto a non pensarci? Era destino che lo trovassimo insieme. Romanticone. Romanticone. Ma... Continua a segnare qui. Non è che dobbiamo andare lì. Cioè qua. Dobbiamo venire qui, no? No. Qui sono altri tesori. Cosa fosse questa la strada giusta? Vabbè. Piccicati e sali. E qui il problema è un altro. Dove mi appiglio? Sam, hai qualche idea? Parla, non rimanere muto. Potrei lanciarmi e appigliarmi, ma non so se fa. Krishna, ma dove... Oh! Oh! Involontariamente. Ehi, qui c'è un appiglio! Sto arrivando! In realtà stavo puntando a quelle cose. Sto congelando! Krishna.
Non vorrei lasciare la presa, ma devo. No! Grazie! No! Madonna! Ok. Ok, forse non è stata una grande idea! Madonna. Oh merda! Arrivo! Che spasso! Risparmia le forze. Non abbiamo ancora finito. Vai in strada. Ma aspetta, cazzo. Come faccio strada nel tuo buco del culo? No. Non scendere. Cioè, dovrei passare da qui forse. Sì. Yes. Yes, yeah, yes. Speriamo, regga. Oh. Oh, speriamo che sia una buona idea. Oh, merda. Mi sa che Nathan dovrebbe mettersi a dieta. Nathan! Qua giù! La roccia! È ceduto! Soprattutto le rocce. Non dirmelo. Ci siamo. Oh merda. Santo cielo. Stai bene? Sì. Come ti dicevo? Sì, sì, sì. Dai, resisti. Prova a vedere se c'è una droppa. C'è. Minchia. Sarà una questione genetica. Probabile. Non ti raggiungo da qui. Nee! Aspetta. Perfetto. Vai, vai, vai. Non sento più le mani. Forse tutti quegli anni a Panama mi hanno rovinato la circolazione. No, tranquillo. Peggiore dei casi perderai le dita. Forse è per questo che ne abbiamo 10, giusto? Aspetta, ti aiuto a salire. Andiamo. Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. Hai 5 anni? In questo momento non vorresti una cioccolata calda? Beh, in effetti, sì. Esatto. Ok. Dobbiamo passare da qui sicuramente. Ehi, guarda. Che? Proprio laggiù. A caverna. Dalla rupe non si passa. Niente, taglieremo per l'interno. Mi sta bene. Perfetto. Cazzo, sono lì. Ma porca. Ah, devo scendere forse. Ok. Stiamo avvicinando a Rafe. Lo so. Per ora sono 4. Rimasto troppo nel Sudan del Sud. A differenza di voi rettili, ho il sangue caldo. Yeah. Lì c'è esplosivo con la tanica rossa. Forse riesco a sgattagliare sino a lì. Un momento. Krishna. Porca. Chi è?
Oh merda. Questi è... Gesù. No! Ma dove sono caduto? Porca la vacca, toh! Cioè, lui si lancia e spara. Sono grande. Ma dove ti arrampichi, bastardo? Ok. Tutto tranquillo. Spero che siano finiti. Già. Devo prendere una pistola nuova. No. No. Sì. Ah, sì. È così figa. Ehi, attento. Potrebbe diventare instabile. È da pazzi, cotture scavi con la dinamite. Mercenari. Ad Arif non me lo sarei aspettato. Ehi, Sam, dammi una mano. Dai, dai. E se fosse l'unico supporto a raggiungere il tunnel? In effetti. Io chiederei scusa. Vai. Visto? Tutto liscio. Sì, per una volta. Ok. Merda. Ok. Ti sembrano robusti? Abbastanza. Da fare un tentativo. Vai! Ehi, qui può essere pericoloso. Sì. Krishna. Krishna. Do. Grazie. Ma qua posso salire? No. Vai. Porca loca. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta. Segnato un appunto nel diario del tipo. Non cammina nel legno marcio. Ah, c'era il tesoretto. Forbici poi, amici. Ragazzi, sapete che sto registrando tutte ste parti una dietro l'altra, quindi non sfracellatemi di Zebedei. La tempesta peggiora, a che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. La grotta? Sì, potremmo restare isolati per un po', non preoccuparti. D'accordo, allora vi aspetterò alzato. Va bene. Sentiamo dopo. Ci siamo. Abbiamo allungato parecchio. Questi idioti della Shoreline erano a due passi dalla grotta. Sì, ma per me siamo i primi a metterci piede. Infatti. No, comunque ragazzi, vi dicevo che praticamente sto registrando a tutto spiano, quindi non posso seguire. Se mi state dando consigli, non posso seguirli. Assolutamente. Ho paura di spoiler, quindi vado dritto. Esagerato a colazione. Le statue di San Disma ci sono. Le scale nella roccia pure. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Oh, una porta. Così pare. Vieni. Manca qualcosa? È un po' viscido. C'è una specie di maniglia. Beh, prova a tirarla. Cosa? Sei una trappola. Ormai sei dentro, che potrà mai farti? Mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino. Per forza tira. Un uncino. Ok, proviamo. Oh,
era pulita. Guarda, guarda. Decorazioni interessanti. Agli uomini retti il paradiso eterno. Agli uomini empi un destino d'inferno. Beh, Avery era più bravo come pirata che come poeta. Questo non è di Avery. Che intendi? Guarda. È il pirata di Rhode Island. Thomas Tew. Sì, ma non può essere lui. Questo è il suo sigillo, ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery. Sì, o almeno è quello che ci raccontano. Se questo è davvero il sigillo di Tew, allora vuol dire che è coinvolto anche lui. Ma come? Gran bella domanda. Per te chi sono questi tizi? Dei traditori, suppongo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliano solo spaventarci. Per fortuna siamo cacciatori di tesori navigati. Per fortuna. Che si va oddio di qui. Portano la stessa strada. Il ponte sembra solido come gli altri. Se ha resistito finora. Le ultime parole famose. Eh sì. Oddio. Non cadere, ponte di merda. Gesù Krishna. Tranquillo, raggi ancora. I ponti non sembrano affatto a norma di legge. Per forza. Sono ponti pirata. Oh no, okay. Ho ancora i sassolini nelle scarpe dalle ultime discese. Ok, ok, ok. Piano. Piano. Ok. Ormai sono un campione. Ormai abbiamo imparato. Quindi Tew ha costruito questo posto con Avery? Mi sfugge il senso. Oh, anche a me. Se Avery voleva nascondere il tesoro, perché ha coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma? Magari gli ha inviato una croce di Sant'Esma. Sì, e forse Tew ha tenuto per sé il tesoro. Non dirlo neanche. Beh, tra poco lo scopriremo. Qui non c'è nada. E spero che stavolta Nate si porti qualcosa a casa, eh. No. Da qui non si torna indietro. Credo. Almeno non siamo precipitati in una botola. Stavolta portati oro a casa. Piuttosto complesso. Puoi dirlo? Un altro interruttore? Sì, ora gli stringo la mano. Wow. Cazzo. Sembra una prova molto complicata. Sì. E questo tizio l'ha fallita. Facciamola meglio.